Preferisco una squadra, secondo me, io a Marco Sansovino, intanto è lì il punto. Marco Sansovino, l'aggressività che chiedo alle mie punte a 37 anni non gliela posso chiedere, ha tantissime altre qualità. Preferisco una squadra, soprattutto inizialmente partite, con gente di molta gamba che possa aggredire la difesa avversaria. Io penso che Di Palantoni abbia caratteristiche importantissime per queste categorie: dinamismo, piede, tecnica, cuore. Io Di Palantoni penso che questo tema non posso fare a meno di Di Palantoni, e che io penso assolutamente che Di Palantoni oggi il ruolo lo dico, è stato uno dei migliori in campo. Vi ho giustificato, io sono qui a fare l'allenatore, le scelte tecniche le faccio in base a quello che vedo e quello che credo. Ma io voglio dire, a prescindere dalla formazione, questa squadra ha ottenuto vittorie e sconfitte, a prescindere da chi entra in campo. Cioè, mi aspettavo queste domande, ma non sono sereno, perché le ho fatte perché sono straconvinto che questa era la scelta giusta. Da noi stessi dobbiamo pretendere molto di più. Una buona serata, buon martedì, ben ritrovati con Proteramo. Un'ora insieme per parlare della situazione in casa biancorossa, perché il campionato non si ferma per la Lega Pro, continua sia venerdì sia il venerdì prossimo, che sarà di fatto l'antivigilia di Capodanno. È arrivato un pareggio contro la Feralpi Salò, pareggio in extremis acciuffato dalla squadra di Lamberto Zauli, che da quando si è riseduto sulla panchina del Teramo ha ottenuto due pareggi, uno a Parma e uno appunto con la Feralpi Salone. Parleremo questa sera non solo di questo, avremo anche un collegamento esterno che ci fa particolarmente piacere, che è l'antipasto di quella che sarà la cena di Natale di domani sera della formazione biancorossa. Ma vi ricordo che potete interagire con noi a questo numero, quello che vedete adesso in sovraimpressione, 392 623 7060. Tra poco andremo proprio a Teramo e capirete dove. Intanto presento gli ospiti che sono qui in studio. Parto da quello che è più lontano rispetto a me, il collega Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Poi uno dei questi due giorni più giornalisti, più chiacchierati, quantomeno più citati, dopo il duello tra virgolette, chiaramente, con Zauli in conferenza stampa, Francesco Di Francesco. Ciao Francesco. Buonasera, salve a tutti. Ben ritrovato. Questo sarà anche una specie di esperimento sociologico, poi capirete perché. Tanto la panoramica del nostro studio la vedete, perché insomma non ci siamo fatti mancare neppure l'albero di Natale, realizzato con particolare stile, con particolare originalità, fatto tutto di palloncini, e visto che sono palloncini bianchi e rossi l'abbiamo ovviamente inserito nella nostra scenografia. Partiamo con il pareggio tra Teramo e Feralpi, vedendo anche i risultati e la classifica, perché di fatto con i bresciani si chiude il girone d'andata del campionato di Lega Pro. Si è chiuso di fatto ieri sera con il posticipo vinto dal Parma 2-0 sulla Reggiana. Vediamo la classifica, perché da Andrea voglio un primo commento sul fatto, su questi 18 punti che, Andrea, tutto sommato rappresentano un risultato un po' scarso per una squadra che gira dopo un girone. Il giudizio è più che mediocre di questo girone d'andata. Va da sé che il Teramo è praticamente lì in zona play-out, quindi detto questo, ho detto tutto su quella che è la valutazione del girone d'andata. Il Teramo dovrà fare di più, molto di più, soprattutto io spero
che tutto l'ambiente, a partire dalla società, passando per staff tecnico, giocatori, tifosi e quant'altro, non commettono parzialmente l'errore fatto dall'Aquila nello scorso anno. È vero che l'Aquila ebbe le penalizzazioni e quant'altro, però forse non c'era la consapevolezza, la contezza di come la stagione stesse scivolando via molto male, no? E quando poi a un certo punto ti sei risvegliato, eri dentro i play-out e non ne potevi più uscire fuori, e poi ti sei giocato tutto in 180 minuti ed è andata male. Questa consapevolezza deve esserci, cioè che è una stagione lacrime e sangue, una stagione dove ci si deve salvare. Per salvarsi bisogna mettere in campo quell'abnegazione, quell'attitudine, quel coraggio e quella voglia di lottare che non sempre questa squadra ha manifestato. Serve umiltà, serve quando ce n'è bisogno buttare la palla in tribuna, bisogna avere l'atteggiamento di una provinciale. Negli ultimi anni il Teramo non è stata mai una provinciale, perché è stata abituata a lottare per il vertice o comunque a fare stagioni come quella dello scorso anno, senza infamia e senza lode. Questa è una stagione dove bisogna trottare, bisogna lottare, sputare sangue, solo con un girone di ritorno del genere ci si può salvare. Chiudo dicendo che normalmente vincere due partite casalinghe consecutive è difficile, probabilmente 4 punti in 2 partite casalinghe consecutive sono un bottino buono. Questa partita con la Ferrarpisalò si era messa male, è stata recuperata in extremis e quindi, volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, ora c'è la partita contro il Lumezzane, nel quale insomma bisogna iniziare col piede giusto il girone di ritorno, perché se non lo fai poi vai a Bassano, trasferta dura anche se con una squadra in crisi, e poi c'è una sosta cui rischi di arrivare senza un briciolo di inerzia, col morale sotto i tacchi, prima anche di fare il mercato. Quindi la partita con Lumezzane è molto molto complessa e va giocata con un atteggiamento da provinciale, cioè di chi deve mordere le caviglie degli avversari. Assolutamente, Andrea. Tra un po' andremo a Teramo, però siccome hai citato l'Aquila, fatemi fare un saluto particolare al direttore sportivo dell'Aquila, Alessandro Battisti. Una parentesi fuori tema, ma che ci sta, perché insomma il figlio Leo del direttore sportivo Alessandro Battisti ha subito un intervento, per fortuna sta bene, però un intervento un po' complicato, anche doloroso, e ovviamente noi gli mandiamo gli auguri di pronta guarigione al piccolo Leo e mi associo. Ovviamente un abbraccio ad Alessandro Battisti, il direttore sportivo dell'Aquila, che sta cercando di tornare appunto in Lega Pro, battagliando nel girone G di Serie D. Prima di continuare l'analisi della giornata di Teramo Feralpi, alle mie spalle vedo dall'osteria Strabacco a Teramo Giuseppe Bracalenti e Antonio Ciammaricone. Perché? Perché questa sera il club biancorosso, diciamo che si riunisce con il direttivo, una cena del direttivo che di fatto viene qualche giorno dopo la cena di Natale che c'è stata. Buonasera ragazzi, tra un po' vedremo anche le immagini di venerdì scorso, è stato davvero una bella serata, un gran successo. Siete soddisfatti? Tanto buonasera a tutti gli ospiti. Sì, siamo molto molto soddisfatti della serata, abbiamo avuto un riscontro molto importante, ben oltre le più rosee aspettative, e quindi siamo contenti, soprattutto per la finalità della cena, che era una finalità benefica. Siamo riusciti a raccogliere quasi 200 tifosi ed è stata veramente una bella serata in compagnia della squadra, alla quale abbiamo fatto vedere insomma il nostro entusiasmo, nonostante una posizione di classifica poco soddisfacente, però insomma siamo riusciti a trasmettere il nostro sano entusiasmo, e speriamo che questo li possa aiutare a tirarsi fuori da questa situazione difficile. Finalità, dicevi bene Giuseppe, molto importanti, l'acquisto di 2 defibrillatori nell'ambito del progetto Cuore Biancorosso. Qui vediamo altre immagini, la torta che era stata preparata. Abbiamo visto anche insomma che a distanza di pochissimo tempo dalla ricostituzione di questo club, e lo chiedo anche ad Antonio, insomma avete fatto parecchi proseliti. Diciamo che
Non dico abbiamo bruciato le tappe, ci aspettiamo sempre di migliorare, di fare sempre più numeri, quanti più associati possibili. La cena, diciamo con tanta tranquillità, che ci ha lasciato un buon segno e ci dà ancora uno stimolo maggiore per andare avanti, sia per quanto riguarda il seguire la squadra della città e sia per quanto riguarda andare avanti con i progetti per il sociale. Ha risposto tanta gente, c'è anche gente che va ringraziata perché nonostante non abbia partecipato alla cena ha voluto lo stesso fare una donazione per far sì che il nostro progetto si realizzi nel minor tempo possibile. Sproniamo tutti coloro che credono in quello che noi stiamo facendo di associarsi. Chi non vuole associarsi magari vuole solamente partecipare all'associazione, stare con l'associazione solamente per il benefico, è invitato anche a farlo, meno male anche tra la nostra pagina Facebook e il nostro sito internet possono tranquillamente avvicinarsi. E ringrazio anche voi come emittente per essere stati presenti anche alla cena e aver fatto il bel servizio che da casa stanno vedendo. Ragazzi, adesso vi lascio con una domanda relativa alla partita di domenica per entrambi, insomma un giudizio sulla gara di domenica e su questo girone di andata che si chiude a 18 punti, abbiamo detto un girone di andata mediocre dal punto di vista dei punti, siete d'accordo? Eh sì, per quanto riguarda la partita non possiamo essere soddisfatti, speravamo tutti nei tre punti. Fortunatamente diciamo a questo punto, è proprio il caso di dirlo, siamo riusciti a prenderne almeno uno, però un girone di andata non proprio soddisfacente sicuramente. Sentivo prima in studio che si invitava la tifoseria, cioè tutti squadra tifoseria a rendersi conto della situazione. Noi siamo perfettamente consapevoli come tifoseria. Siamo abituati a soffrire perché Teramo nei suoi 100 anni di storia sono state più le sofferenze che le gioie, quindi sicuramente non ci spaventano. Lo abbiamo ribadito anche alla squadra in occasione della cena e spero che abbiano raccolto l'invito nel migliore dei modi. Per quanto riguarda il futuro sicuramente siamo fiduciosi perché insomma il vero Teramo non è quello che abbiamo visto e siamo fiduciosi anche in un intervento della società che possa diciamo colmare quelle lacune che comunque si sono palesate in maniera molto molto evidente nel girone di andata. Per quanto riguarda noi ci saremo sempre, la squadra avrà sempre il nostro appoggio. Quello che volevo segnalare della partita di domenica è stato un brutto risultato, però quello che ci è piaciuto è stato lo spirito con il quale si è cercato il pareggio fino alla fine. Noi da lì vogliamo ripartire, quindi siamo fiduciosi e niente, speriamo veramente in un girone di ritorno entusiasmante. Antonio, invece a te chiedo, insomma, adesso un alleato potrebbe essere il mercato di gennaio. Ma sicuramente c'è da operare nel mercato di gennaio perché problemi la squadra in un paio di reparti ne abbiamo, quindi è inutile negarlo. L'attacco al momento lascia a desiderare. Volevo tornare un attimo sulla disamina della partita di domenica dicendo semplicemente che un mese fa una partita del genere l'avremmo chiusa al 45esimo, saremmo andati dentro con il risultato del 2-1 per loro ed era finita lì. Di positivo c'è che la squadra ha lottato fino al 90esimo, il punto preso per me è un punto d'oro. Poi torniamo al mercato, c'è bisogno come il pane di fare qualcosa sia in uscita che in entrata, perché io anche in altre trasmissioni ho detto che una rosa così lunga a Teramo non si era mai vista di professionisti. Spero tantissimo di poter vedere qualche ragazzo della Beretti perché
non nascondo che avendo visto qualche partita e anche i ragazzi allenarsi con la prima squadra, dico che ci sono dei buoni ragazzi, forse anche pronti per essere lanciati in campo con la prima squadra. E poi niente, bisogna essere fiduciosi fino alla fine, perché non può essere questa la classifica di questa squadra, anche così com'è, attenzione. Perfetto ragazzi, io vi saluto, vi lascio ovviamente alla cena, visto che insomma sarete impegnati anche insomma in una discussione, perché comunque è una riunione del consiglio direttivo. Vi auguro una buona serata e ci vediamo presto. Grazie anche da parte mia della vostra preziosissima collaborazione, e con l'occasione auguriamo buone feste a tutti i tifosi del Teramo e a tutti gli sportivi teramani. Grazie. Assolutamente, grazie. Buonasera a tutti ragazzi, buon proseguimento di trasmissione. Grazie a voi ragazzi, ovviamente tanti auguri di buon Natale anche da parte nostra. Francesco, vengo da te. Non mi guardare così però. Non mi guardare così. Perché ti volevo chiedere invece a te una domanda. Allora, domenica sera, qui in questi studi, il vicepresidente del Teramo, Ercole Cimini, ha detto: questo è, potrebbe essere il... Chi? Il vicepresidente del Teramo. Non l'avevo capito, scusa. Il punto della svolta. E faccio il paio con quello che ha detto Antonio poco fa. Probabilmente qualche tempo fa quella partita l'avremmo persa e lasciata via al 45esimo. Eppure non giocando bene la squadra va elogiata, perché ha cercato fino all'ultimo il pareggio. Non è che abbia, purtroppo, questo potrebbe essere un male in proiezione futura, non ha creato molto, quasi nulla, non è che ci siano state tante palle gol, però aver cercato fino all'ultimo di pareggiare la partita suona a merito di tutti i giocatori, ci mancherebbe altro. E sotto questo aspetto, da parte del Teramo, il punto è guadagnato, è meritato, e da parte del Feralpi Salò ci può essere recriminazione, ci mancherebbe altro. Accetto anche quello che diceva. Poi arriva un altro messaggio che dice che è la partita più brutta giocata dal Teramo in casa, che mi sembra che stride con il messaggio di prima, che dice che le scelte di Salò, ognuno non sono per forza esatto, attaccate le due cose, si può giocare, ma ognuno ha il suo compito. Il giornalista, bene o male, magari sbagliando sempre, facciamo finta che è così, ma non ognuno di voi squadra abruzzese è tifoso come prima lo scelgo. Non lo so, non l'ho capito. Forse ci chiede per quale squadra abruzzese facciamo il tifo. Vabbè, io per il Teramo e poi per il Pescara, ci mancherebbe altro. Non ho capito la domanda. Come ho sempre detto, non svicoliamo. Tutte le abruzzesi, ognuno il tifoso fa il tifoso e giustamente vede la partita dalla sua ottica e dice quello che vuole dire e va rispettato. Io non rispetto quelli, mi hanno detto io non ci vado perché non ci voglio andare, i social, lui, come si ecco fa? Per esempio ti scrivo: Francesco, se Zauri non ti va bene fallo tu l'allenatore, ecco, perché... ma io non sono in grado di fare l'allenatore. Ma quando il tifoso critica un allenatore va bene, se un giornalista che critica l'allenatore, intanto per rispondere intanto io ci metto la faccia, non c'ho i, come si chiamano? I nickname che poi sarebbero i pseudonimi, capito? Non hanno il coraggio di scrivere Giovanni Laracchia, se esiste, e dire che Di Francesco non capisce di calcio, come hanno scritto lì. Ci mettessero la faccia come ce la metto io, firmassero e poi possiamo parlare all'infinito, perché io rispetto tutti. E quindi il tifoso può dire se un allenatore è bravo o no e il giornalista no, è una questione di compiti. Io non entro in polemica con nessuno. Grande rispetto per il passato calcistico come giocatore
di Zauli. Ricordo a quei signori che parlavano della professionalità di Zauli, io non sono entrato nel tema della professionalità di Zauli né come giocatore né come allenatore, lo rispetto come giocatore, come allenatore e soprattutto come persona, perché è stato un dialogo, un battibecco, chiamatelo come volete, come ce ne sono tanti. Se permettete, ero incazzato come una iena, molto più forse di qualche tifoso che si firma con i nickname, visto come ho imparato subito, bravo, con i pseudo sui social, sui muri, sui cose come mia bella. Insomma, io di muri conosco purtroppo quelli dove venivano fucilate persone innocenti durante la Seconda Guerra Mondiale, solo quello io conosco di muri, gli altri conoscono altri muri, va benissimo, però ci si firma e si mette il nome. Io sono Tizio e Caio, Di Francesco non capisce nulla di calcio. Benissimo, a quel punto se vogliamo dialogare, dialoghiamo, se qualcuno non vuole dialogare, io rispetto tutti, c'è la mia storia di 40 anni e più di televisione, ho sempre rispettato tutti. Quando ho dovuto dire che un allenatore, un giocatore, a mio modesto avviso, è bravo, l'ho detto anche contro... Vai avanti. Poi le sto segnando. Sì, ero io. La risposta... Comunque Paolo ero io, sì, che ho parlato con Zauli, che ha perso le staffe. Non aveva capito Zauli nemmeno che io non contestavo il fatto che aveva giocato Di Paolo Antonio. Che Di Paolo Antonio, dopo una settimana di elogi ricevuti anche dall'allenatore, che lo aveva messo con grande intuito come trequartista a Parma, quindi sto dicendo bravo a Zauli perché meritava in quel momento il bravo, e dopo una settimana che aveva detto è stato bravissimo, dove l'ha fatto giocare contro la Ferrarpi Salò, ma sono scelte dell'allenatore che vanno analizzate, io non l'ho criticato prima, vanno analizzate probabilmente, e alla luce della prova e del soffertissimo pareggio credo che si possa discutere. Poi qualcuno, il vice presidente, non mi ricordo come si chiama il vicepresidente, Ercole Cimini, vabbè, era un vuoto di memoria, dice che noi abbiamo polemizzato perché non ha giocato Sansovino. In realtà è stata una domanda giornalistica, siccome di giornalisti di Teramo, cominciare da me, non ci si fida, io invito il vicepresidente Ercole Cimini a chiedere magari a qualche giornalista amico, pseudo amico, facciamo finta amico, della società o di lui personalmente, comunque qualche giornalista del quale si fida, a chiedergli se non era una domanda pertinente quella di Sansovini che non ha giocato. Anche lì io non ho contestato che non ha giocato Sansovini. Io a Zauli ho chiesto perché Ilari, tutto sinistro a destra, non mi ha nemmeno risposto, che di solito gli esterni adesso li mettono tutti quanti con i piedi invertiti, ma ha detto che Ilari ha giocato sempre lì, a me non risulta. Lo si può chiedere al giocatore e a quelli che per tante volte negli anni hanno visto giocare o hanno allenato Ilari. Gli ho chiesto della posizione di Petterman, gli ho chiesto perché Boulevardi fuori ruolo, gli ho chiesto perché Di Paolo Antonio fuori ruolo, ma non è un problema, ci mancherebbe altro. Io mi sembra di aver fatto delle domande più che pertinenti all'allenatore alla fine di una partita, all'allenatore al quale auguro di portare il Teramo in salvo, anche perché all'allenatore che per un istante, e così adesso lo dico anche questo pubblicamente, stava per dire che quasi lui amava il Teramo più di me o di qualche altro forse, ricordo che 40 anni fa io c'ero, che nel passato un altro allenatore, nel momento in cui ci furono dei battibecchi con Giorgio Rumignano, allenatore del Teramo, che ha fatto la storia del Teramo, ci mancherebbe altro, grande Giorgio Rumignano, mi voleva dire, io gli dissi tu vuoi bene al Teramo perché adesso alleni il Teramo e sei uno stipendiato del Teramo, io voglio bene al Teramo perché oggi ci sono e fra 30 anni ci sarò. Vedete dove oggi Giorgio Rumignano voleva bene al Teramo, perché è giusto che l'allenatore che allena una squadra faccia di tutto per arrivare al bene, ai migliori risultati di una squadra. Non mi sembra di stare dicendo delle baggianate o delle cose tanto strane. Allora, intanto ti dato. Non, per favore, ti danno del gufo, ma non ti prego, lo so che no. Che mi danno, che problema ci no, no, falli parlare. Vorrei sapere se molti di questi c'erano tanti anni fa,
ci sono oggi, ci saranno un domani, perché magari sono molti, molto più giovani di me. Sapessi quanti della curva est di una volta, parlo di una curva est di 30 anni fa, non a quelli di oggi, ci mancherebbe. Per mesi fecero i cori contro di me, molti di quelli non vengono più al campo. A quei tempi sembrava che il Teramo lo amavano solo loro, adesso non vengono, chissà perché non vengono più al campo. Ok, ho seguito la partita su Sportube, pur avendo visto le precedenti allo stadio, le critiche e gli strilli di Francesco Anzoli in tribuna coprivano la voce del giornalista televisivo. Vabbè, allora, ho detto prima. Sì, assolutamente. Però prima è arrivato un bel messaggio, te lo faccio rileggere, no, se è possibile, su una telefonata. Io li accetto tutti a distanza di tanti anni. Non ho capito, ce lo fai rivedere, Francesco? Ma che bella telefonata domenica dopo la partita, inaspettata 43 anni fa. Ah, ho parlato con Elio Davì. Papà di Davì, centrocampista della Feral Pisalò, con Elio Davì, che non ci siamo più rivisti di tanto in tanto. Uno o due volte ci siamo sentiti negli ultimi tempi, ma era un bel po' di anni che non, certo, che non lo sentivo. Ha giocato con il Teramo nei due anni della Penasi, perché l'anno di Orazzi 73-74 non c'era, nei due anni precedenti. Credo che abbia giocato 30-35 partite all'incirca e segnato 13-14-15 gol, così ricordo, sì. Però posso anche sbagliare. No, ma io non me la prendo, possono dire quello che vogliono, ci mancherebbe altro. Allora, insomma, non ho detto di tutto domenica solo perché avevamo fatto una domanda che peraltro secondo me era legittima. Andrea, però insomma c'è stata un po' una levata di scudi su un argomento che nessuno poi in realtà ha tirato fuori in maniera maliziosa, e sembra quasi che qualcuno sia stato punto sul vivo. Ti riferisci? Sansovini. Beh, probabilmente sì, però a me piace sempre restare un po' al campo a non andare oltre. La domanda su Sansovini è stata posta in quanto Sansovini non è un giocatore come tutti gli altri, ha un certo pedigree, ha una grande carriera alle spalle, e quindi quando una squadra come il Teramo ha diverse assenze in attacco, gioca con due punte, e nonostante le assenze di Fratangelo, che aveva giocato al posto di Sansovini a Parma, di Petrella, di Jefferson, non viene schierato Sansovini ancora una volta, questo comunque fa specie. Poteva esserci l'alternativa forte, ha fatto ancora più specie. Certo che ci sta. Ha fatto ancora più specie il fatto che abbia giocato un po' più avanti, più ancora del previsto, di Paolo Antonio, e sia stato inserito Boulevardi. Quindi insomma qualcosa è stato modificato, non ha giocato Sansovini, ma non ha giocato un'altra punta di ruolo, ma ha giocato un giocatore che si è dovuto adattare a quel ruolo. Quindi, viste le assenze, visto il pedigree di Sansovini, visto il fatto che qualcosa è dovuto cambiare lì davanti, evidentemente la domanda era pertinente. Finisce lì, dopodiché su Sansovini ognuno la può pensare come vuole. Parliamo di un giocatore che non deve più dimostrare nulla, che ha la sua professionalità. A Teramo i giocatori nuovi sono penalizzati rispetto a quelli vecchi, perché quelli vecchi hanno una storia importante, hanno fatto qualcosa di importante, i nuovi no. Lui ha l'aggravante agli occhi di molti tifosi del Teramo che è il simbolo del Pescara, quindi c'è questa incompatibilità a livello di campanile, e quindi su di lui qualcuno butta un po' di più la croce addosso, perché ci si aspetta di più da lui e ha l'aggravante di essere il simbolo del Pescara agli occhi di molti tifosi del Teramo. Però io resto alla domanda che è stata fatta, che era una domanda pertinente. Zauli ha dato una risposta che è stata diversa rispetto a quella della scorsa settimana dopo Parma. Lì si diceva di non voler far sforzare troppo il giocatore in vista di appuntamenti ravvicinati. In questo caso si è parlato del fatto che Sansovini a quell'età non può più garantire un certo tipo di aggressività come vuole lui. A questo punto io penso che Sansovini dovrà fare delle valutazioni, perché se Zauli sarà l'allenatore del Teramo, come è l'allenatore del Teramo, evidentemente dovrebbe, alla luce di queste parole pronunciate da Zauli, avere sempre più un impiego all'alta fine maniera e non invece un impiego da titolare leader dell'attacco del Teramo. Poi dopo ognuno farà le sue valutazioni. I tifosi di fronte a questo quadro
faranno le loro valutazioni, si faranno la loro idea, però insomma non è un giocatore qualsiasi Marco Sansovino, è il giocatore più prestigioso che in questo momento ha il Teramo in rosa. Alla tua analisi perfetta dico semplicemente, a me se Sansovini gioca, io la domanda de perché non ha schierato Sansovini non gliel'ho nemmeno posta, perché sono scelte che l'allenatore fa, poi noi vediamo la partita e giudichiamo in base alla partita. Ma se tu mi fai giocare Croce davanti e poi mi metti Boulevardi e Di Paolo Antonio, e quindi diciamo un 4-3-2-1 come trequartisti, andando Boulevardi in un ruolo non suo, parentesi, leggevo ieri o oggi, ieri sul Corriere dello Sport Dino Pagliari, che è andato ad allenare una squadra del girone A, in questo momento mi sfugge, due partite, 4 punti, ha vinto la prima, ha detto devo ringraziare i giocatori che si sono messi a mia disposizione, anche quelli che ho fatto giocare in ruoli non soliti nel ricoprire, quindi no, io questi allenatori non li capisco, posso dire che non sto dicendo che sbaglio, non li capisco. Sì, perché tu devi giocare? Se sai che questo ha giocato sempre da terzino destro, se no, Karkalis, che ne dica Zauli, fammi, ha giocato esterno, Karkalis è un terzino sinistro. Io Karkalis l'ho visto giocare, perché mi ci sono trovato, non è che ero andato per vedere Karkalis, ma l'ho visto giocare da ragazzo nelle giovanili del Pescara, da terzino sinistro, quando ha giocato l'anno scorso all'Aquila stava. Stava all'Aquila, giusto, l'anno scorso? Karkalis, l'anno scorso sì, all'Aquila. Sì, appunto, insieme a Boulevardi. Ha giocato da terzino sinistro, ma adesso questi voglio i giocatori che hanno gambe, come io voglio rispettare io tutti, dico, però gli altri, a cominciare dall'allenatore, devono rispettare chi pone le domande. Io dico una cosa, però. A svolgere il suo lavoro. Io rispetto Zauli e ripeto, mi auguro che Zauli porti il Teramo in salvo, Zauri e i giocatori insieme, portino in salvo il Teramo. Io, a me se Sansovini gioca o non gioca non me ne frega niente, anche perché Sansovini, come ha detto lui, forse alla alta fine, l'ultima mezz'ora, magari qualche partita in più, però, può darsi pure con però giusto per chiudere, la spiegazione che ha dato Zauli è una spiegazione per l'allenatore stesso molto impegnativa, perché dicendo questo ha fatto intendere al giocatore e un po' a tutti che l'impiego che lui farà di Sansovini è un impiego da giocatore che esce dalla panchina. Ma ci può stare, ci può stare. È semplicemente, è stata una domanda, ma sono domande che si devono fare. Dove vivono queste persone? Non sentono negli altri posti, a cominciare, com'è che si chiama quello che era domenica sera con voi? In trasmissione con te, il vicepresidente, non Ercole ricordo. Ah, Ercole Cimenna. Però ti faccio, se posso, mi permetto. Sì, prego. Mi permetto. Sì. Perché dobbiamo andare in pubblicità, una piccola, intanto giustamente ci correggo, Karkalis era a Macerata l'anno scorso, non è affatto vero, era a Macerata e 2 anni fa all'Aquila, che sono solo io a capire di calcio. Ti faccio, non se fate posso, polemica una spiccola. Piccola critica, sì. In relazione alla conferenza stampa di Zauli, la domanda poteva essere pertinente, probabilmente il tuo amore per questa squadra l'ha fatta, e l'incavolatura che è legittima l'ha fatta sembrare un interrogatorio, ma ti faccio, se permetto, sì, poi sì, vado in pubblicità, sì, una piccolissima critica, perché hai dato modo all'allenatore di non rispondere ad una domanda a cui doveva rispondere. L'interrogatorio era perché non rispondeva, io ponevo un'altra domanda, lo so, però ponevo di nuovo. Diciamo che si è svicolato. Vabbè, pubblicità, ci vediamo tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte di Proteramo. Parliamo un po' di un argomento che è sulla bocca di tanti, magari non di tutti, perché. E riprendiamo una domanda che prima ci ha inviato un nostro amico da casa sulla gestione di questa società negli ultimi 2 anni. Perché, insomma, adesso diciamo che è. L'hanno detto tutti, è ufficioso ma non ufficiale, questa collaborazione tra Teramo e San Nicolò, per chi magari, per i più attenti, per quelli che magari non era una notizia nuovissima,
peraltro adesso nemmeno più smentita dai diretti interessati, ma è una questione che attiene soprattutto alla futura struttura del Teramo in relazione, Francesco, a due società che tendenzialmente hanno due presidenti che... Scusa, signor Teramano, Pescara ti ha sempre rispettato, lo so, non solo calcisticamente, è vero, nella storia, quindi attendo a non dire Baggianate, Silvi, Biancazzurri. Scusa, può mandare un altro messaggio, signore, che non si, vabbè, che non si firmano, è normale. Quale sarebbe la Baggianata che ho detto riferita al Pescara? Stasera non ho parlato per niente del... Okay. Del Pescara. Per capire. Che a proposito di Biancazzurri, ma non Biancazzurro Pescara, Biancazzurro San Nicolò. Ecco, tu a questa collaborazione. Ma tu prima della collaborazione di San Nicolò Teramo stai parlando della gestione degli ultimi due anni. Poi ci vengo perché parliamo della gestione societaria, gestione societaria. Questa collaborazione inevitabilmente nasce da... Sulla gestione societaria ti rispondo subito. Donato che ti saluta, ti ha detto che sei un grande conoscitore di Donato da Teramo, così come saluto tutti quanti gli altri, anche quelli che non si firmano. Sulla gestione societaria non ho nulla da dire, non entro nel dettaglio della gestione, sono problemi e fatti di Campitelli. No, certo, ce lo chiedevano mi viene così da pensare, da dire, mi dispiace di non avere quello che sto per dire, di non averglielo ancora detto a Campitelli, perché indubbiamente è una critica, la mia correttezza è sempre di parlare prima con il diretto interessato se gli devo porre una critica e poi dirlo pubblicamente. Una volta tanto faccio diversamente e arrivo al nocciolo della questione. Come dici che la gestione della società è pesante, tutto è vero, è sempre grazie a Campitelli che ha fatto calcio e continua a fare calcio, questo non dimentichiamolo, ma ci stanno registrazioni di anni e anni. E poi prendi un allenatore che è disoccupato, che non ha fatto mai la Lega Pro, bravo o non bravo che sia, e gli fai un biennale? Vabbè, Datti zitto un momento, non mando a Roma, scusi se mi permetto di darti datti zitto. Com'è questo? Questo è una cosa che tu adesso c'hai, Nofri, che lo devi pagare fino a giugno 2018. Che fai? Io ti prendo, ti porto per la prima volta nella tua vita calcistica in Lega Pro. Il mese di settembre, quando è che l'abbiamo preso? Sì, dopo quattro giornate, quindi era settembre. E quindi... E io ti faccio il biennale, non lo so se l'ha chiesto Nofri, sicuramente non penso. Beh, io sono sempre abituato a pensare che i contratti non si fanno con la pistola puntata alla tempia. Né da una parte né dall'altra. Esatto. Bravo. Quindi secondo me, per uno che giustamente vuole cercare di risparmiare, ed è un merito di Campitelli, e tu, ripeto, il biennale a Nofri. Caro Nofri, io ti faccio il contratto fino a giugno 2017. Se ci salviamo, ti metto per iscritto che sarà l'allenatore 17-18. Il biennale a Nofri. Questo, Campitelli ha fatto il biennale a tutti quanti. Non riesco a capire perché. Okay. Evidentemente sulla collaborazione ti piace come cosa, rapidamente? Perché poi voglio un giudizio anche da Andrea. Che... Se va a buon fine, io il mese di aprile dello scorso... No, lo scorso anno, no, 2016, aprile-maggio del campionato scorso, fine campionato, inizio estate, quando ancora facevamo le trasmissioni e tutto il resto, gli dissi, secondo me, conoscendo un pochettino, poco poco Lupo, e conoscendo poco poco a te, caro Presidente, tu con Lupo non avrai vita lunga, non ho altro da aggiungere. Andrea, questa collaborazione che poi... Con questo non dico che la collaborazione Teramo... San Nicolò, cioè Campitelli, Luciano Campitelli, Salvatore Di Giovanni, non potrà avere vita lunga. Credo che questa collaborazione nasca per una questione di gestione migliore favorevole economicamente a entrambe le società, quindi a entrambi i presidenti. Andrea, tu su questo argomento, Francia, ma come mai ti surriscaldi tanto sull'utilizzo o meno di Sansovini? Ti vuoi attirare le simpatie del tuo nuovo palcoscenico? Se Sansovini non gioca, il problema è solamente tattico per me, quindi basta polemizzare, pensiamo uniti. L'hai già spiegato. Non c'entra niente. Riscaldato. Il vero problema è che, mi rispondi su Del Neri, perché lui a Teramo ha fatto vedere un bel calcio, e Zecchini... E qua, Zecchini ha vinto un campionato, fa parte della storia del Teramo, ci mancherebbe altro. Beh,
Ok, no, qui si confonde spesso il fatto, il nostro lavoro, che è quello di fare delle domande, perché... Ho detto pure a questo signore, vorrei dire, che forse evidentemente ha fatto una carrellata, non ha beccato nel momento che dicevo, a me se Zauri fa giocare o no Sansovini dall'inizio o un altro giocatore, non me ne frega niente. Se lui reputa che Sansovini entra ogni partita a mezz'ora dalla fine e magari se la stiamo pareggiando poi la vinciamo, se la stiamo perdendo come è capitato la pareggiamo, a me va benissimo e non mi sono scusato. Non era nessuno. Rivolto a te, dottor Di Francesco, non è rivolto a lei, ma a qualche tifoso della mano. Buonasera da Luigi, da Silvi Marina, sempre Forza Pescara. Anche da parte mia, sempre Forza Tero e Forza Pescara. Andrea, su questo connubio? Ma intanto mi sembra presto, perché se ne parla, ci sono state delle conferme, però poi in cosa si sostanzia? Perché collaborazione è un termine... Sarà una società... terza che dovrà gestire di fatto le ti dico subito, ci sarà società. Ci sarà una società di gestione formata da Campitelli, Scacchioli, Di Giovanni, pure, Natali, e una quinta persona che sarà un rappresentante a nome capito. Della sì, del sì, Pescara. Ma queste cose le ho capite, però poi devono essere bravi a quando muovere. Dite la collaborazione società di gestione, cioè la gestione è la gestione, può dire tanto, può dire nulla. La gestione del Teramo di San Nicolò, io per quel poco penso questo. Uno che sarà fondamentale per la buona riuscita, intanto per affinché questo accada e per la buona riuscita nella parte iniziale, la moral suasion della Pescara Calcio, perché parliamoci chiaro, di collaborazione tra le due società si era parlato a suo tempo, ma poi non si è mai fatto e anzi ci sono state tante schermaglie. Ora queste schermaglie si sono sopite. Forse, Teramo e San Nicolò. Esatto, se si sono sopite forse c'è anche un interesse di natura economica, probabilmente sì, però io ricordo, è giusto che ci sia. Però io ricordo le schermaglie che c'erano. E allora, tanto più grande sarà l'impatto del Pescara su questa collaborazione, tanto più potrebbe riuscire, fermo restando che nel tempo, se delle frizioni ci sono state illo tempore, secondo me nel tempo si riproporranno, magari all'inizio tutti felici di un'eventuale collaborazione, poi però nel corso dei mesi, nel corso magari di un anno e mezzo, due anni, bisogna vedere se poi c'è feeling tra le parti, al di là dell'aspetto meramente economico, perché poi sono due presidenti che sono abituati a comunque comandare, Campitelli in particolare ha grandissimo polso, ma anche Salvatore Di Giovanni ce l'ha, poi leggo anche di farà questo il direttore sportivo, farà quest'altro, insomma sono tante cose, no? E lì i rapporti di forza poi dovranno venire fuori, quindi questi rapporti di forza verranno fuori, in che modo, la voglia di protagonismo dell'una dell'altra parte, quanto sarà sopita e quanto sarà grande l'impatto della Pescara Calcio in questo tipo di collaborazione, io insomma qualche perplessità ce l'ho. Assolutamente, facciamo un piccolo strappo alla regola, perché ci ha contattato su una cosa che avevi detto tu, lo salutiamo, gli chiedo davvero... il dono della sintesi. Intanto gli do la buonasera a Gianfranco Semproni. Ciao Gianfranco. Ciao, buonasera. Niente, sentivo Di Francesco quando ha detto come si fa a fare un contratto ad un, perché a parte che mi sta simpaticissimo, è uno che mi dice mi piace come personaggio, come giornalista dirompente, dice sempre quello che pensa, ci mette la faccia sempre, quindi se non lo devo leccare e lasciamo perdere. Volevo solo dirgli che per chi ha studiato, non tu, non mi riferisco a te, quando si fa un contratto a un allenatore che non ha allenato mai fino al 2018 per due anni, vuol dire che i bilanci si devono mettere a posto in una certa maniera e chi vuole capire capisce, punto. Perché non è che mi posso stare a spiegare adesso come si fanno i bilanci, visto che chi l'ha fatto i bilanci come me purtroppo nelle società sa come funziona e anche qui nel calcio. Poi il nostro presidente adesso sta inconvolgendo il Teramo, il San Nicolò, eccetera, eccetera. Ma tante, il nostro presidente, prima che incomincerà a capire il pallone e come si muove il calcio intorno al pallone, come si muovono i procuratori, eccetera, eccetera, a Magnangor di Ciaudel, Sebastiano, ma una frega di Ciaudel da Magnangor. Vabbè. È lunga la strada, quindi gli auguro un mondo di bene, però se si attorna di gente che non serve a niente e toglie quelli che gli hanno fatto guadagnare qualcosa, forse è bene che faccia
un atto di umiltà, forse abbassare la testa qualche volta può servire, perché sputare sempre contro vento darebbe sempre in faccia. Buonasera a tutti e grazie. Grazie Gianfranco. Va bene, ritorniamo un po' alle tematiche in casa Teramo. Ti dicono non puoi tifare Teramo in Pescara, ma questa è una lunghissima diatriba. Vabbè. Ma anche qui, perché io rispetto tutti, ci mancherebbe. No, vabbè, ma non ci fossilizziamo. Oh Andrea, ma secondo certo, te se uno, ecco la domanda che mi devo fare, ma 40 anni fa, 45 anni fa, 50 anni fa avevo 17 anni, quindi insomma ero già grandicello, tifavi Pescara? No, anche perché a quei tempi ero furibondo per come il Pescara aveva vinto il campionato e il Teramo aveva fatto seconda nell'allora Serie D, 71-72, poi 72-73 della Penna, l'anno del Barletto è stato prima, vabbè adesso un momento di... comunque quegli anni lì erano. Poi ovvio dal 93, anzi da qualche anno prima del 93, ma dal 93 in poi sempre a seguire il Pescara, poi ci sono stati gli anni di Scibiglia e dell'amico Antonio Oliveri e quindi a maggior ragione ero tifoso del Pescara. Oggi mi dà gusto se il Pescara sta in Serie A e magari ci restasse, mi darebbe ancora più gusto se il Teramo, certo, quest'anno no, ma magari un altanno riuscisse a ricostruire per bravura, per sbaglio, per fortuna una squadra e riconquistare quella Serie B che la scelleratezza umana ci ha tolto, la scelleratezza umana non di Vivarini e di giocatori ovviamente, tutti hanno capito, anche i diretti interessati, quindi no, che, ma ripeto, poi se chi dice che non si può tifare Teramo e Pescara, va bene, okay. Io credo di sì, tranquillamente, anzi lo faccio benissimo. Fatemi mi rispondere diverto, di no sul fatto del, o perlomeno noi non abbiamo informazioni in tal senso se Cantagalli entrerà come terzo nella gestione Teramo-San Nicolò. Saranno Luciano Campitelli, sì, Gianluca Scacchioli, parte Teramo, Alfredo Natali, Salvatore Di Giovanni, parte San Nicolò, quinto in orbita Pescara. Andrea, ma perché questa squadra, torniamo alle tematiche un po' di campionato perché inizia il giro di ritorno, ma questa squadra in casa fa una fatica tremenda, ne ha parlato anche Ilari, tra poco lo sentiremo, ma può essere giustificata solo dalla pressione? Perché c'è paura. Perché c'è paura e c'è con un condizionamento psicologico. Io quando all'inizio della trasmissione ho detto che c'è bisogno di sputare sangue e che mi riferisco anche un po' a questo aspetto. Il Teramo nella sua migliore edizione è una squadra complessivamente molto tecnica. Dunque è una squadra che se sceglie la strada del gioco propositivo, palla a terra, con dei palleggiatori come Peterman, come Carraro, come Di Paolo Antonio, se sceglie questa strada per uscire fuori dalla crisi, deve farlo subito, perché se non lo fai subito e resti lì nelle sabbie mobili, poi servono altre componenti che non sono quelle che abbiamo appena elencato. A mio avviso nel prossimo mercato, leggevo lì Sales, Dorazio, problemi, probabilmente questi sono giocatori validi, bravi, hanno capacità. Dorazio secondo me è un giocatore di grande potenzialità, ma lo stesso Sales lo è, non è quello che abbiamo visto goffamente fare il rigore con la Feral Pisalò o andare incontro a altre situazioni poco edificanti in altre partite. Sono giocatori secondo me molto validi. A mio avviso nel corso del mercato andrà preso qualche giocatore di grande carisma, perché anche i giocatori più esperti del Teramo, tipo lo stesso capitano Speranza, non hanno questa tigna, questo carisma, parlano poco in campo. Serve un leader vocale, serve un leader carismatico, serve un trascinatore, uno che ti invoglia appunto a sputare sangue. Io non so se c'è in giro un giocatore o dei giocatori che hanno queste caratteristiche, ma probabilmente, vista la stagione che sta disputando il Teramo, vista la piega, bisogna prendere quel tipo di giocatore o di giocatori affinché in campo Zauli possa disporre di alcuni leader che prendono per mano la squadra, perché non lo può essere Carraro, non lo può essere neanche l'ottimo Di Paolo Antonio, visto in questo periodo, che è un giocatore, sono d'accordo con Zauli, un tuttocampista praticamente, sì. Alessandro sta giocando benissimo e farà le fortune anche future del Teramo, però poi per salvarsi, e se la situazione diventa calda, c'è bisogno di
esperienza, carisma e attributi. Quindi bisogna mettere questi ingredienti all'interno di questa squadra. Andrea, scusami, una domanda per Andrea, che ti chiedevano: ma Arma quest'estate era troppo, così troppo costoso da andare a prendere? Vabbè, è stato preso Sansovini. E quindi, insomma, quello spot, quel ruolo, cioè, di giocatore di riferimento per l'attacco, doveva essere Sansovini con anche Croce. È stata fatta quella scelta. Poi è chiaro, Armà è un grande giocatore, però negli ultimi tempi Armà ha fatto tanti gol, ma è stato preso da squadre che dovevano vincere il campionato, ma non sono mai arrivate fino in fondo. Quest'anno potrebbe riuscirci, sì, però non mi sembra un giocatore mentalmente fortissimo. Invece lo è tecnicamente, perché è un giocatore... Sì. Mostruoso come finalizzatore. Quindi probabilmente tu dici Armà potrebbe, nel caso si è scelto Sansovini, si è scelto Croce, sono dei giocatori importanti, Sansovini soprattutto. Poi non è mica il Pisa aveva Armà, aveva poi anche Arrighini, aveva una super corazzata nell'anno del Teramo, ed è arrivato ben dietro. Tutto d'accordo, sono d'accordo su tutto quello che hai detto in questo intervento. Solo non condivido quando si parla di pressione, di attesa per le partite in casa, perché di solito la pressione la dà un pubblico, come possiamo dire, esigente, nel senso che fa sentire... Francesco, non è un fatto di pubblico, è un fatto che in casa tu senti più il dovere di dover fare i tre punti, sì, fuori sì. Casa no. Guarda, l'ha spiegato bene. Aspetta, ma c'è anche il sostegno di una tifoseria, comincia la partita, dalla curva solo corre incitamento, le presenze sono sempre le stesse, il calore è sempre lo stesso, tutto questo dovrebbe... Come posso dire? Aiutare, tranquillizzare. Non è così, spesso non è così. Allora se non è così è dura venirne fuori. Lo sai chi l'ha spiegato bene oggi in conferenza stampa? Carlo Ilari. Lo andiamo ad ascoltare proprio su questo tema. Non l'ho sentito oggi, quindi... Te lo faccio ascoltare. Sul Bonolis, sul fattore Bonolis. È un momento difficile in cui stiamo facendo tutti del nostro meglio con mille problematiche, mille difficoltà perché sono visibili, però sono stato davvero contento di questo pareggio perché innanzitutto non meritavamo la sconfitta, a mio modo di vedere, e poi perché ci deve dare quella forza e quella fiducia in più per le prossime partite, perché ci fa capire che non mollando mai possiamo ottenere dei risultati. Seppur non facendo un grande calcio, ci abbiamo messo tanta volontà, tanto spirito di sacrificio, e questo poi ha portato i suoi frutti con il gol del pareggio, appunto. In effetti ammetto anche io che giochiamo proprio in maniera diversa. Troviamo molte difficoltà qui in casa, soprattutto a livello di gioco, come stai dicendo. E sì, io mi auguro che sia così, nel senso che noi impostiamo le partite per aggredire gli avversari e per vincerle. È chiaro che alcune volte riesce meglio, altre meno. E probabilmente quando giochiamo in casa abbiamo quella spinta in più di dover dimostrare che siamo noi a fare la partita, e quindi ci complichiamo un po' la vita, volendo forse strafare. Mentre quando giochiamo fuori casa, ad esempio nell'ultima con il Parma, in cui sono loro comunque ad impostare la partita per fare qualcosa in più davanti al loro pubblico, noi troviamo magari maggiori spazi, insomma meno difficoltà, e questo un po' ci facilita la cosa, ecco. Eccoci, allora, chiarissimo, Campitelli non ha capito una cosa importantissima: non si può tentare di andare nei playoff con una squadra nuovissima, compreso allenatore, smembrare una squadra che giocava a memoria. La squadra andava ritoccata, non ricostruita da capo. Non ci permettiamo di commentare, perché se no poi ci danno dei direttori sportivi. Secondo me quindi... invece andava forse rifondata da capo, non fatto perché la squadra non è stata rifondata completamente, perché se noi vediamo ci sono giocatori che hanno una militanza di 5-6 anni, quindi non è vero che è stata rifondata la squadra. Per una parte sì, per un'altra parte no. Anche se soprattutto a centrocampo insomma Amadio, Cenciarelli sono state delle partenze errori imbarazzanti di domenica, cosa sono dovuti? Ecco, io ne ho detto, sinceramente non quando lo so. Noi giochiamo in casa e dobbiamo fare la partita, magari corriamo il rischio cosa di strafare sì.
cosa c'entra il dover fare? Allora, mi dicono che Sales negli ultimi 2-3 anni porta una media, sempre con questi sai, insomma, di 30 partite a campionato e che viene da buone stagioni. Uno che vede Sales domenica scorsa o che lo ha visto nelle altre partite con il Teramo, che pensa che questo, il Sales che abbiamo noi, è il gemello del Sales al quale si fa riferimento, che ce ne sono due e noi abbiamo preso quello sbagliato. Però ossia, questo secondo errori, me è un discorso un po' parziale, no, aspetta, Francesco. Gli errori di dico Sales, perché abbiamo visto adesso il rigore, quegli errori lì con la pressione di giocare in casa, di dover vincere e tutto il resto, cosa c'entra? Faccio fatica, la mia è una domanda e non è una critica. Ti do una risposta un po' strana, riconosco che è un po' strana, però... Ti ricordi il Trapani lo scorso anno? Sì. Allora, il Trapani... Me lo ricordo. Ci mancano 4 giocatori... Come no? Ci mancano Nicolas, Perticone e Pagliarulo. C'è un quarto, hai nominato un quarto. Tre giocatori. L'altra sera il direttore a Sport Italia... Vabbè, non è che mancasse Cristiano Ronaldo. Allora, Francesco, tre giocatori su 11. 8 undicesimi erano gli stessi. Quella squadra è arrivata terza a giocarsi la finale col Pescara. Ora sono straultimi con 8 undicesimi. La testa è tutto. La testa ha permesso al Trapani di arrivare anche sopra il Pescara lo scorso anno in classifica con una squadra discreta ma nulla più, e la testa sta condannando il Trapani. Quindi la testa viene prima della tecnica. Se non ci sei con la testa, la tecnica va a farsi benedire. Cioè, Maurizio, puoi rimettere l'ultimo messaggio? Sales è capitanio, pardon, sono molto d'accordo con quello che dice Andrea. Le sentenze le diamo noi e che noi vogliamo fare i tecnici, questo telespettatore proprio sentenzia che Sales e capitanio non sono da legare. Queste sono, io non mi sono permesso di dire, queste sono, però, considerazioni, ma infatti, personali, ho detto a inizio trasmissione, ma infatti che sono, scusami, è libero di dire quello che pensa. Pagliarulo c'è ancora, Scognamiglio volevo dire Perticone e Nicolas, e guardate quest'anno Nicolas le papere che ha fatto col Verona, Scognamiglio quello che sta facendo a Novara e Perticone che cosa sta facendo a Cesena. Non stanno ripetendo la stagione dello scorso anno. Quando si crea una certa chimica, ma chimica non vuol dire solo l'intesa tra i giocatori, con l'ambiente, un coinvolgimento, una spinta, un crederci, andare oltre i propri limiti. Sì, sì. Questa squadra semmai ha fatto il contrario, cioè non solo non va oltre i propri limiti, ma va al di sotto di quello che può essere il loro rendimento standard medio, perché ci sono giocatori, e non vi devo fare i nomi perché i tifosi del Teramo lo sanno prima di tutti, che ci sono dei giocatori che quest'anno stanno rendendo meno rispetto a come sono stati visti gli altri anni. Sì, se questo è un problema di testa, non è un problema di capacità tecnica. Sono assolutamente, allora sono perfettamente d'accordo. È dura se questo. Per questo ho detto che bisogna cambiare marcia da quel punto di vista, e semmai bisogna dotarsi di qualche giocatore che lì in mezzo sia un leader vocale, che li trascini, che non li faccia avere paura. Questo serve in questo, perché se vai di fioretto come è questa squadra, o ti tiri fuori subito, altrimenti a marzo, se stai in queste condizioni, non ne vieni più fuori. Sì, sì. Poi ti giochi tutto agli ultimi 180 minuti. Sono perfettamente d'accordo. Attenzione che anche perché, Francesco, perdonami, sì, in tantissime circostanze, ogni volta che c'è la possibilità di parlare, intervistare dei tesserati, si è sempre detto dobbiamo cercare la continuità, non è mai arrivata. E dopo tre minuti dobbiamo essere continui, esatto, rispetto a Parma, tre minuti vai che sotto. Che vuol dire una cosa sola, che non ci sono le caratteristiche, probabilmente solo esclusivamente psicologiche, in questo momento, non in generale. Vogliamo rivedere se ce la facciamo il primo gol della Ferrari. Sì, Salotto. Facciamo vedere, Maurizio, davvero, siamo quasi in chiusura. Cioè, con tutto il Teramo in area di rigore, la Ferrari Salò ha toccato la palla tre volte e Ranellucci con un muro di giocatori davanti, nessuno dei quali è andato sulla palla, ha potuto scagliare in porta quel pallone facile. In attesa di... Eccole qui le immagini, eccolo. Poi dico quello allora, che... Allora, andiamo piano, Maurizio, per favore. Guarda quanti sono i giocatori del Teramo. Quanti sono? Tutti schiacciati. Esatto. Tutti allora, schiacciati da piccola. Prima cosa, salta Romero su Dorazio. Io l'avevo anche detto in settimana. Mi aspettavo, dico la verità, un Caidi per marcare un lungagnone da 2 metri. Ha giocato capitano. Va bene, uguale. Altrimenti mi dicono che facciamo i direttori sportivi. Ma guarda quante persone con la Feralpi Salò
che tocca tre volte tutti, il pallone. Ma tutti schiacciati proprio a ridosso dell'area piccola, cioè nella parte mediana dell'area di rigore, dove c'erano i giocatori della Ferrarpi, non c'era nessuno. Sì. Non c'era nessuno, chiaramente nessuno inteso come tempi anche di reazione. Lì, se mi permetti, questi sono errori sì di attenzione, quindi dovuti a... Secondo me c'è proprio timore. Ma errori anche tattici. Comunque, facciamo sì, capirci. Il Teramo dell'anno scorso, ovviamente non il Teramo che è andato in Serie B, perché non sarei disonesto calcisticamente nel fare questo paragone. Sì. Il miglior Scipioni dello scorso anno... Sales, l'anno scorso non l'ho mai capito chi giocava terzino sinistro. Vabbè, comunque, Dorazio che non riesce ad avere continuità tecnicamente, mi risulta che sia un giocatore bravo. Cenciarelli lo scorso anno, trovatemene uno, facciamo i tre di centrocampo. Cenciarelli, Amadio, Di Paolo Antonio, tre centrocampisti. I tre di quest'anno non lo so, perché una volta gioca Tizio, una volta Caio, una volta quell'altro, vediamo i tre di domenica. Speranza e Caidi lo scorso anno, Speranza e Caidi che quest'anno anche loro travolti nel marasma, e poi due attaccanti davanti con l'anno scorso, perché pure l'anno scorso, se non ci dimentichiamo che c'è Forte alla Lucchese, che il Teramo l'anno scorso aveva preso, quando entrava in campo Forte, Mugugni quasi di scherno nei confronti di Forte, non da parte dei giornalisti, Mugugni non era una parte di giornalisti, quindi ognuno si faccia il proprio esame di coscienza. E Forte adesso è il capocannoniere, o quasi, sta facendo 12 gol, mi sembra che ha fatto fino adesso. Lo vedi tecnicamente? Io sono d'accordo con te, però non posso parlare diversamente da come ho parlato ieri sera, perché se quando parlo del Pescara calcisticamente la penso in un modo, anche per il Teramo. Io credo fino a un certo punto, premessa, per questo che sto per dire, ho discusso per anni con allenatori, giocatori, e quando mi dicono una questione di testa, un giocatore che vale 6, se c'ha più testa e più determinazione, più grinta e più impegno di uno che vale 8, però non ce l'ha, quello da 6 è più bravo di quello da 8. Sarà pure vero, però per me alla base ci deve stare la tecnica. Quindi sul piano tecnico e tattico sono due squadre completamente diverse. Completamente diverse. Quella di quest'anno è nettamente inferiore a quella dell'anno scorso. Se poi ci si aggiunge i problemi, ci si aggiungono i problemi che dici tu, che Dio ce la mandi buona. Perfetto, ci chiedono tante cose, però io ringrazio davvero tutti quelli che ci hanno scritto, che dicevano, non volevano sapere il cambio di Karkalis per Peterman, ma è una domanda che tu hai già fatto e Zauli ti ha anche risposto in modo sbagliato. Vabbè. Mi dispiace per Zauli in modo sbagliato, perché tra l'altro togli un centrocampista con le caratteristiche di Peterman. Ah no, perché mi ha detto che voleva uno che ha gamba. Sono andato di nascosto al campo a vedere. Peterman c'ha due gambe come... Ma adesso mi ammazza Maurizio in regia. Voglio fare l'ironico stupido, non la persona stupida, l'ironico sciocco. E quindi due gambe Karkalis e due... ossia un terzino sinistro messo a mezz'ala. Io ripeto, caro Zauli, portaci alla salvezza e poi buona estate. Ok. Grazie a Francesco, ti auguro buon Natale, perché... Buon Natale anche a te e a tutti i tifosi del Teramo e a tutti quelli che ci seguono. Buon Natale, lo do ma solo pro forma Andrea Costantini, perché tanto ci vedremo nelle prossime ore, insomma. Certo. Ciao Andrea, grazie per essere stato in nostra buon compagnia. Buon Natale e buon anno. No, noi martedì... non ci sono. No, ah, è vero, anche buon anno allora. Anche buon anno, Francesco. Non ci sono nemmeno venerdì, ma lì per un problema di... Ah, non ci sarà venerdì allo stadio. Purtroppo no. Sentirà la tua mancanza qualcuno. Un piccolo... Problemini di salute leggeri. In bocca al lupo allora. Buon Natale, buon anno, grazie Andrea, grazie, buon Natale a tutti quelli che ci hanno seguito stasera. Noi torniamo martedì prossimo, però in chiusura una cosa. Visto che insomma, qualcuno ha parlato e non devo prendere le tue difese, però una cosa mi va di dirla: noi facciamo un lavoro, vi piaccia o non vi piaccia, ci hanno detto anche domenica di prendere esempio dai giornalisti di Ascoli. No, continuo a ripetere, no, non prendiamo lezioni da nessuno, e non fatemi rivangare insomma questioni che sono morte esse volte. Ricordatevi una cosa, l'augurio di buon Natale: fare le domande non ha mai ucciso nessuno, nasconderle o cercare di non rispondere
qualche volta sì. Invece, prima di chiudere, prendo in prestito le parole di un caro collega come Tony Zitella, che dice che le domande non sono pericolose, lo sono le risposte. Esatto. Basta. A martedì prossimo, auguri!